Buongiorno ragazzi, io sono Mr. Hobby e benvenuti in questo mio nuovo video unboxing più test. Però prima di scoprire di che cosa si tratta, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e a spuntare sulla campanellina, così resterete sempre aggiornati sulle mie prossime uscite video. Di che cosa si tratta, ragazzi? Di un'auto RC Brushless Version 1.16 è dotata anche di sistema ESP di stabilità. Tanta roba, ragazzi, fa anche drift, ma è un rally. Vediamola subito, vediamo di che cosa si tratta, ragazzi. Eccola qui, la Icine Auto RC 1.16 EAT15 che vuol dire che mangia l'asfalto, ragazzi. Se la mangia asfalto, troppo bella. Guardate la sua linea cosa richiama in questa bellissima livrea. Quest'auto RC viene distribuita sia dall'Icine che dalla Udi RC, sono praticamente identiche e sono disponibili in più versioni, tra le quali è possibile scegliere tra brushed, quindi con motore a spazzole, e brushless con motore brushless. Io ho scelto in questo caso la brushless version, quindi da una potenza maggiore rispetto all'altra. Non che l'altra sia poca roba, ragazzi, trovate sempre il video qui sul mio canale, oppure cliccate qui sulla scheda e andate a vedere quell'altro modello. Ma intanto scopriamo come è fatta questa marchiata Icine motore brushless, dotata anche di accessori e di un bel radio. No, dobbiamo aprire la scatola. Unboxing, ragazzi, facciamo subito l'unboxing. Ecco qua. Guardiamo com'è fatta. Eccola qui, bellissima, 1.16, incredibile. Già intravedo le gomme rally installate, ma non solo, ragazzi, perché dentro la scatola ci sono anche quelle per il drift, in quanto l'auto è dotata di RX che ha la funzione ESP e quindi controllo di stabilità, tutto tarabile dal radiocomando. Infatti guardate, c'è il trimmer del controllo di stabilità, terzo canale, aumento potere. Vabbè, adesso vediamo tutto. Questa è la sua radio e qui abbiamo, ragazzi, gli accessori, tutto nella sua scatola, voglio dire. Prima di questi vediamo che cosa abbiamo più. Il manuale, ragazzi, guardate che bel manuale, è un altro foglietto illustrativo che spiega tutto dell'auto, tutti i vari componenti, guardate, incredibile. Questa, ragazzi, esce già pronta all'uso, RTF sul vero senso della parola, dotata già di batteria, due celle Lion, upgradabile a due celle Lipo, quindi dopo va anche di più. Voglio dire, la radio viene alimentata da quattro batterie stilo AAA. Eccole qua, già l'ho installate. Questo è il suo manuale dove vi spiega per filo e per segno tutte le caratteristiche di questa auto RC. Guardate, in lingua inglese, battery charge, guardate, con tutte le foto illustrative, un manuale veramente esaustivo, vi spiega anche la radio. Guardate, adesso vi spiego io le varie funzioni. Come abbiamo detto, questa dotata di motore brushless, quindi come RX ha un all-in-one che comprende sia l'ESC che alimenta il motore, sia l'RX, quindi che comanda lo sterzo e l'acceleratore, ma non solo, è provvisto anche di uscita LED. Voglio dire, qua vi spiega come montare o smontare con i vari pezzi numerati in caso ci fosse necessità di sostituire qualcosa, ma
vi posso assicurare che è un'auto veramente resistente agli urti. È una bella rally, una 16, ma non solo, può fare anche drift, che è manuale molto esaustivo, però in lingua inglese. Vediamo come è composta quest'auto RC al suo interno. Togliamo l'Eclipse, già tutta addobbata e forata, la carenatura, carrozzeria in ottimo Lexan spesso. C'è anche una pellicola protettiva sopra che dovete togliere eventualmente, volete qualcosa di più rifinito alla vista. Guardate, c'è anche l'alettone, lo spoiler, gli specchietti, c'è praticamente, è bellissima, dotata di LED e tanta roba, ragazzi, tanta roba, veramente a un prezzo contenuto. Naturalmente trovate il link sotto nella descrizione di questo video, vi metto anche il link agli altri modelli della serie. Guardate ragazzi, quattro ammortizzatori con gli spessori per, diciamo, regolare l'assetto della macchina. Qui è stato regolato un assetto, diciamo, rigido, guarda, hanno installato gli spessori. Abbiamo la batteria Lion da caricare quanto vi arriva, con connettore back, però questo volendo lo potete sostituire con un XT30, che forse è meglio per una questione di C di scarica. Eventualmente usate una batteria lipo 2 celle. L'RX All-in-One 2.4 GHz dotata già di uscita LED. I LED sono comandabili da questo pulsante dove è scritto canale 3, il quale accende e spegne i LED in varie posizioni. Abbiamo quattro LED davanti, quindi due colori, e un LED dietro. Questo modello è dotato di motore brushless, l'RX All-in-One dotata di ESC per motore brushless, dove vediamo i connettori attaccati, i tre connettori, servocomando digitale mini, mi pare anche essere water resistant, quindi quest'auto potete anche bagnarla, ragazzi, non gli fate niente. E l'ammortizzatore di sterzo è montato direttamente sulla squadretta dello sterzo, del servocomando dello sterzo, ecco qua, già tarato. I semiassi sono in metallo, dotati di ottimi giunti omocinetici, guardate ragazzi, veramente sembra professionale. Naturalmente quattro ruote motrici, dotata di differenziali sia avanti che dietro. Ecco qua ragazzi, incredibile. L'asse rigido, il palo rigido della trazione 4WD, quindi la macchina non ha un differenziale al centro, quindi è molto più reattiva, però i differenziali sono sui ponti, quindi come le macchine più costose, più, diciamo, professionali, ma questa già è professionale, ragazzi, veramente. Guardate, abbiamo le torrette della carrozzeria, cioè praticamente è un'auto professionale in miniatura. Il grip dei pneumatici ha un ottimo feedback, non sono né morbidi né duri, quindi diciamo che avranno una durata, diciamo, buona, perché di solito se sono troppo morbide le gomme durano pochissimo e se sono troppo dure l'auto slitta parecchio. Quindi qui hanno usato una mescola per le ruote che è una via di mezzo. Qui abbiamo pignone e corona protetti da questo case in plastica. È proprio bella, ragazzi, sta fatta proprio bene, telaio in plastica, ma a volte, ragazzi, tanti upgrade in alluminio sull'auto RC sono sconsigliabili, soprattutto se sono off-road, in quanto la plastica è elastica e non si rompe o non si piega rispetto a quello che può essere l'alluminio. Dopo, in base al modello, al tipo di alluminio usato, più o meno duro, l'auto può subire dei danni durante l'off-road. Infatti
l'alluminio viene usato più sulle on-road. Abbiamo anche sui mozzi delle ruote installati dei finti freni a disco, guardate, dei dischi finti sia avanti che dietro, e sono spettacolari questi giunti omocinetici, ma veramente davanti sono già in stile profi. Motore brushless dotato di aletta di raffreddamento, ragazzi, quindi va a indicare che è un motore che scarica a terra parecchia potenza, e mi sa proprio di sì. Non vedo l'ora di provarla. Abbiamo detto, questa è 2.4 GHz, guardate, sotto nella carrozzeria abbiamo già i LED installati, come ho detto, attivi con il radiocomando. È possibile installare anche una 2 celle lipo, quindi la macchina diventa ancora più sprint. Adesso andiamo ad analizzare il radiocomando, il quale è dotato di funzioni, di multifunzioni, diciamo, intelligenti. Non è la classica radio due canali, ragazzi, è una radio che sembra professionale. Analizziamola da vicino. Abbiamo il controllo di stabilità regolabile, quindi da una posizione 0, senza controllo di stabilità la macchina, la possiamo aumentare fino alla massima intensità, quindi il giroscopio contenuto all'interno dell'RX dopo va a stabilizzare la macchina durante le imbardate, pilotandola da sola, quindi mantenendola, cercando di mantenendola dritta il più possibile. Quindi quando farete una curva, diciamo, in derapata, la macchina in automatico correggerà l'assetto. Funzione utile per imparare il drifting. Dopo abbiamo il trim dello sterzo, quindi regola la posizione centrale delle ruote davanti. Abbiamo il riduttore dello sterzo per diminuire o aumentare l'escursione, utile sempre per il drifting oppure per andare con la macchina in velocità. Dopo abbiamo il tasto on off, abbiamo il quarto canale, questa radio è quattro canali, ragazzi, voglio dire, tanta roba. Abbiamo il quarto canale a tre posizioni che regola l'intensità della potenza, quindi aumenta o diminuisce, diciamo, la velocità massima del modello, che secondo me ci sta. Quindi adesso proveremo anche lo speed test, voglio dire, e vediamo quando fa con le sue batterie stock. E dopo, come abbiamo detto, abbiamo il terzo canale che praticamente attiva le funzioni dei LED, delle luci dell'automodello. Ma non solo, ragazzi, ci siamo scordati degli accessori. Guardate che c'è qui dentro. Tutto già compreso nella scatola. Abbiamo naturalmente il caricabatterie che si alimenta mediante presa USB, quindi al PC, oppure a un caricatore per auto o un caricatore per rete, tipo quelli che si usano per i cellulari, con l'uscita di ricarica a connettore bilanciatore 2 celle. Quindi di qua potete caricare anche una batteria lipo. Guardate, dopo abbiamo le quattro ruote da drifting, quindi con la gomma dura, eccola qua, gomma, sembra più plastica. Queste servono per driftare su superfici lisce e quindi da divertirvi super guys in una maniera incredibile. Naturalmente, come possiamo smontare le ruote? Con la chiavetta in dotazione, eccola qui, questa tripletta che ormai conosciamo tutti. Abbiamo anche due link dello sterzo che possiamo sostituire, abbiamo anche quattro clip se casomai ne perdiamo una o più di una. Naturalmente non può mancare il cacciavite a croce, sempre di serie in queste RTF. Ok ragazzi, proviamola. Pronti ragazzi, il collaudo, andiamo. Ho tolto il controllo di stabilità, ce l'ho alla massima velocità impostabile mediante radio, 4 canali, 2.4 GHz. Bella! Potentissima, non consumiamo le gomme. Guardate che mostro, ragazzi. Ma che potenza, che potenza.
motore brushless, due celle lipo solamente ragazzi, o meglio Lion di stacco. Ok ragazzi, mi ci diverto un po', guardate quanto è bella, consigliata, link in descrizione, troppo bella. Brushless version, tutta un'altra storia, una tenuta spaventosa. Vediamo, mettiamo un po' di controllo di stabilità. Incredibile. Riduciamo un po' lo sterzo. Troppo bella sta macchina, ragazzi. Sono caduto. Devo ridurre un po' il controllo di stabilità. Ecco qua. Vediamo con le ruote. Troppo. Troppo, guys. Troppo, guys. Come drifto, ragazzi, drifto anch'io. Guarda, è un po' bagnato a terra. Se no ci vorrebbero le altre gomme dure. Guardate con l'SP attivo come stabilizza l'auto in derapata. Controllo del motore perfetto, non svirgola una virgola l'acceleratore. Bella. Guardate le luci accese, vediamo di cambiare l'impostazione. Guardate, rosso e bianco accesi, spente, rosso acceso, come a indicare aggressive, e tutto acceso. Ok ragazzi, vediamo la velocità massima con la batteria stack, due celle Lion. Chissà quanto sarà. Ma quando cammina! Devo trimmarla! Incredibile ragazzi! Come corre! Potente brushless! Incredibile! Incredibile! Testa coda, vediamo! Km/h, ragazzi! Si vede? 36 km/h!
Quindi vuol dire che se l'alimentassimo a due celle lipo farebbe addirittura forse 10 km di più, quindi supererebbe i 40 km orari. Data roba! Incredibile, togliamo l'SP, controllo di stabilità, vediamo. Così sgomma. Incredibile! Vediamo se ce l'ho accelerata. Vediamo quanto abbiamo preso questa volta. Comunque è spaventosa brushless. Vediamo. 37 ragazzi, 37 km orari, vi faccio vedere. Vi faccio vedere. Con la batteria stack 37 km orari. Quindi supererà sicuramente i 40 km orari con la due celle lipo, semmai di 50/100C di scarica. Secondo me arriva anche a 50 all'ora, ma questa prova la faremo in un secondo video. Per oggi è davvero tutto ragazzi, ma solo per oggi. Quest'auto RC è entusiasmante, sono rimasto veramente contento, mi ci divertirò parecchio ragazzi, è troppo bella. Farò anche qualche competizione con la sorella Brushed per vedere meglio la comparazione, le comparazioni che a me piacciono tanto ragazzi, e anche a voi. Naturalmente se vi è piaciuta questa auto RC, sotto nella descrizione di questo video trovate il link dove l'ho presa io. Hey guys! Ok, basta, per oggi è davvero tutto, ci vediamo al mio prossimo video, vi invito se ancora non l'avete fatto a iscrivervi al mio canale e a spuntare sulla campanellina per restare aggiornati. Sono presente anche su TikTok, Instagram e Facebook, però su YouTube i video sono sostanziosi ragazzi, sono completi in pratica. Ci vediamo dove volete. Ciao ragazzi, sono Mr. Hobby, a presto!